Ciao ragazzi, sono Amedeo Poletti, imprenditore ormai full time, ho lasciato il calcio professionistico a 21 anni per dedicarmi a questo. Ho diverse aziende che fatturano diversi milioni l'anno e faccio questi video di YouTube perché ci sono tantissime persone povere nel mondo e non voglio che tu sia una di queste. Oggi vado a vedere come avere un business sostenibile. Perché? Perché un conto è fare soldi. Un conto è fare soldi un mese, un conto è fare soldi 2 mesi, 3 mesi e un conto è continuare a farle, continuare a crescere un business serio. Ok? E qui ci sarebbe tutto un capitolo, perché online c'è di tutto ormai, di chi fa e-commerce, no? Che chi fa e-commerce pensa di avere un business sostenibile, un business che può essere qualcosa che va avanti nel tempo. Vendere prodotti scadenti dalla Cina, importandoli, che sia dropshipping, e-commerce o qualsiasi altro prodotto, non avete un business, non è un business quello. Quello è un metodo per fare soldi online che oggi funziona, domani non funziona più, ma non è fare business. Infatti le competenze che tu acquisisci facendo un business reale rispetto a che facendo l'e-commerce sono ovviamente completamente diverse. E oggi vi parlo di come fare business vero, non lo store che ti fa 20-30 mila euro al mese di fatturato con margine al 10% dove non guadagni poi niente, no? Ti faccio capire, ti spiego come avere un business sostenibile nel tempo che riesca a scalare su più mercati, che riesca a essere sostenibile per anni e non per dei giorni come in e-commerce, che se il prodotto non ti va più, se ti bannano l'ad account, se succede qualsiasi cosa, sei morto. Ma ti spiego appunto come avere un'azienda vera e propria, un'azienda, una sola azienda di quelle che ho a più di 35 dipendenti. Quindi è tutta una questione di sostenibilità, di scalabilità sia delle persone, del talento all'interno dell'azienda, monetario ovviamente, e poi anche di clienti e tutto il resto. Allora, una cosa fondamentale che in pochissimi capiscono è che per avere un'azienda sostenibile, un business sostenibile, la cosa più importante è il prodotto ovviamente. E sembra una cosa scontata, ma non lo è. Perché? Perché all'inizio il tuo prodotto non sarà un prodotto scalabile, non sarà un prodotto sostenibile nel tempo. Perché? Perché deve essere costantemente migliorato. E se sei all'inizio vuol dire che probabilmente non hai un prodotto di un certo livello, ok? Quindi la cosa più importante in assoluto è investire sempre sul prodotto. C'è invece la gente che investe soltanto sul marketing e sulla pubblicità. E questo l'ho fatto anch'io come errore. Arrivi ad un certo punto dove soltanto nell'ultimo anno io ho speso più di 400.000 euro solo con Facebook di pubblicità, ho raggiunto più di 30 milioni di persone in Italia soltanto, no, per dirvi. Quindi sono uno che spende un sacco in pubblicità e capisce il potenziale della pubblicità e dovete farlo sicuramente, però quando avete un prodotto di un certo tipo, perché se tu vai a fare pubblicità su un prodotto scadente tu stai praticamente dicendo al mondo e al mercato che il tuo prodotto fa schifo, quindi venite da me che il mio prodotto fa schifo e poi glielo dai. Questo è quello che succede e una volta che sanno che il prodotto fa schifo non comprano più. E su un mercato piccolo come quello italiano, dove siamo 60 milioni di persone, non è il mondo, che vabbè, se comunque puoi sempre continuare ad acquisire nuovi clienti perché è pieno di persone all'interno del mondo rispetto all'Italia, probabilmente ci sarebbe un percento, no, di popolazione se tu fai un mercato internazionale, quindi worldwide. In Italia non è così, quindi se tu non sei in inglese madrelingua e non puoi vendere all'estero, questa cosa qui che ti spiego oggi devi studiarla, memorizzarla e soprattutto applicarla. Perché? Perché se no dopo un anno il tuo business muore, ok? Quello che bisogna fare è ovviamente investire sul prodotto, investire sulle persone che ti migliorano il prodotto, ma soprattutto capire una lezione molto molto valida, che quando arrivi a raggiungere, come ho fatto io, 30 milioni di 60, quindi il 50% di persone della popolazione, ok, contando che non tutti sono in target magari, quindi non è che posso vendere a tutti il mio prodotto e servizio, ma a più della metà, ho raggiunto, diciamo, la mia pubblicità, la mia faccia, il mio prodotto e servizio davanti al loro schermo, ok? Questa è l'idea di fare pubblicità, no? Mettere la tua offerta, il tuo prodotto e servizio davanti agli occhi delle persone. Quello che succede è che una percentuale di queste 60 milioni diventano tuoi clienti. Benissimo. Se tu hai un prodotto valido, ok? I clienti non puoi acquisirne tanti altri sicuramente il prossimo anno, questo è solo in un anno, tra l'altro, il prossimo anno potrò arrivare magari a 70, 80, 90% della popolazione italiana, ok? Tanti di questi magari li converto dopo un anno, ok? Quindi magari non comprano subito, comprano dopo, però capite bene che questi numeri sono limitati se un'azienda vuole e deve durare per più di magari 10 anni, 15 anni, 20 anni, quello che è. Non sono sostenibili se devi sempre per forza acquisire clienti. Quello che succede alle persone è che loro hanno il loro business, ok? Loro fanno marketing, quindi mettiamo questo praticamente un megafono, ok? Con la M di marketing, e acquisiscono nuovi clienti,
Quindi fanno pubblicità, fanno marketing, vendita aggressiva, soprattutto chi non ha un buon prodotto deve convincere le persone a comprare il prodotto. Sbagliatissimo. Poi ho fatto un video soltanto sulla vendita e su come vendere, appunto. Però, a parte questo, se tu devi convincere le persone a prendere il tuo prodotto e non è una cosa normale per loro farlo, vuol dire che il tuo prodotto non ha abbastanza valore per loro. E di conseguenza il problema non è che non sei bravo a vendere, il problema è la tua offerta e il tuo prodotto. Ok? Torniamo a noi, questo è il tuo business, quindi tu cosa fai? Attrai clienti con il marketing e continui a farlo. Il problema qual è? Che se i clienti dopo se ne vanno, no? Qua è l'entrata e qua è l'uscita, no? Loro entrano ed escono, entrano ed escono, entrano ed escono. Qui magari ti danno 3.000 euro anche, no? Per cliente, benissimo. Poi dopo cosa succede? Se se ne vanno? Vanno da un'altra persona, vanno da un competitor. E quindi arrivi ad un certo punto dove tu hai acquisito tutti i clienti che potevi acquisire in un mercato piccolo come quello italiano e purtroppo non hai più un'azienda. Perché? Perché tutti i clienti o una stragrande maggioranza dei clienti non ricompra, non rimane all'interno dell'azienda, non è soddisfatta del prodotto e di conseguenza escono ed escono con una esperienza negativa. E ti do questo dato che probabilmente non sai, che se l'esperienza all'interno della tua azienda di un cliente è positiva, solitamente di media lo dice a 4 persone, se è negativa lo dice a 8. Ok? Questo per dire che se l'esperienza è negativa, il doppio delle persone lo sanno rispetto a quella positiva. Ok? Quindi è fondamentale da un punto di vista di qualità del prodotto che sia altissima. E questo per un dato fondamentale per il business. Allora, vi ho già spiegato in altri video che la tua capacità di rimanere nel business, come tutti, diciamo, come tutte le cose nella vita realmente importanti, non è l'obiettivo non è arrivarci, ma l'obiettivo è rimanerci, no? Nel business l'obiettivo non è fare soldi, ma mantenere soldi. Nella relazione l'obiettivo non è fidanzarsi, ma mantenere la relazione, ok? Stessa cosa funziona in qualsiasi ambito. Nella salute non è stare in salute, ma rimanerci per tanto tempo, no? Questi sono i tre ambiti, diciamo, più importanti, no? E in qualsiasi ambito l'importante è rimanere, ok? E quindi mantenere. Per mantenere il business devi guardare un dato. Questo. LTV, che vuol dire lifetime value, quindi il valore della vita del cliente all'interno della tua azienda. Spiegato in maniera più semplice, quanto vale per la tua azienda ogni cliente, che è diverso da quanto è il tuo ordine medio. Tante persone hanno questi due fattori uguali, che vuol dire che l'ordine medio è uguale al lifetime value. Quindi l'ordine medio, lo scontrino medio è uguale al valore del cliente. Quando hai questo, vuol dire che il cliente compra soltanto una volta, no? Di media, e vuol dire che la frequenza di ricompra del cliente è nulla. E questo vuol dire che devi sempre acquisire clienti per crescere. E non è un'azienda salutare. Una volta che tu capisci il lifetime value e la frequenza di ricompra del cliente, che si chiama frequency upsell, ok? Però mettiamo lifetime value per adesso, questo deve essere il più alto possibile. Più alto è questo, più ti puoi permettere di spendere in pubblicità. Perché? Perché i costi pubblicitari aumenteranno sempre, sono destinati ad aumentare. Facebook 10 anni fa costava forse un ventesimo la pubblicità su Facebook rispetto a quello che costa oggi a noi imprenditori. E tra 20 anni sarà la stessa identica cosa. Perché? Perché l'attenzione delle persone è sempre più breve, di conseguenza costa sempre di più, no? Perché ce n'è sempre più bisogno. Perché? Perché con l'attenzione fai soldi. Quindi, tenendo conto che il costo pubblicitario di qualsiasi pubblicità in qualsiasi piattaforma aumenterà con il tempo, ok? O cambierà, no? Tu non puoi pensare di spendere quello che spendi oggi per acquisire clienti tra 10 anni, o tra 5 anni, o tra 2 anni. Perché? Perché il prezzo sarà sempre più alto. Quindi, se il tuo lifetime value, ok? Non è molto più alto del tuo costo per acquisizione, non è un business sostenibile e non puoi durare nel tempo. Perché me la sono presa un po' prima con gli e-commerce? Per questo motivo qua, perché gli e-commerce questo dato qua non lo guardano neanche. Perché gli frega soltanto, almeno quelli che vedo online, ovviamente i brand importanti che sanno fare business, questa cosa qui la guardano.
Invece gli store di e-commerce, di dropshipping che vendono prodotti un po' del cazzo, scusate il termine, non lo guardano neanche il lifetime value. Perché? Perché non gliene frega niente di quanto il cliente sta all'interno, ma gli frega soltanto di acquisire nuovi clienti. Comprano, mi danno i soldi una volta, gli do il prodotto mediocre e poi basta, me ne sbatto del cliente, no? E puoi fare soldi così, nel senso che se tu hai capacità di vendita, di marketing e di offerta del prodotto, okay, puoi fare soldi, però quanto dura sul mercato? Quanto dura il tuo store? Io ho conosciuto e lavorato con gente che ha store che fanno 4 milioni al mese nel mercato internazionale, ovviamente, no? E è un gioco completamente diverso rispetto all'e-commerce che ne fa 30.000, no? E queste cose qua sono le cose fondamentali che tutti guardano, soprattutto se hai un business sostenibile, se vuoi avere un business sostenibile nel tempo, no? Quindi se il tuo costo per acquisizione per cliente, quindi quanto spendi perché un cliente diventi da potenziale cliente a cliente pagante con la pubblicità, se non è più basso, di tanto anche, dovrebbe essere almeno 1 a 3, ok? Quindi se tu spendi 1, il cliente ti vale 3, almeno, come minimo. 1 non puoi scalare. Perché? Perché poi scalando i margini si accorciano perché i costi pubblicitari aumentano. E 2, non è un'azienda sostenibile nel lungo periodo. Quindi, come si fa ad aumentare questo? Allora, questo qua, il lifetime value, è la prima metrica. In realtà quella più precisa sarebbe lifetime gross profit. Questa nessuno lo guarda, ve lo metto per iscritto. Se lo guardi rispetto al costo per acquisizione, vuol dire che sei un imprenditore che sa di quello che parla principalmente e che comunque è un'azienda che è sostenibile, perché se guardi questi fattori qua tu ottimizzi la tua azienda in base a questi dati, non all'AOV o quanto compra un cliente la prima volta e basta, per esempio. Quindi questo è lifetime gross profit, cioè per ogni cliente qual è il profitto che la tua azienda genera, quindi non il valore ma il profitto. Questo è il dato da guardare. Perché? Vi spiego brevemente. Se tu hai un lifetime value, ok, di 1 a 3, ok, mettiamo caso 1 a 3, quindi vuol dire che ti costa 100 euro per acquisire un cliente e il cliente ti vale nella sua vita 300, ok? Il problema qual è? È che qui è fatturato, ok, non è profitto. Quindi se poi ti costa 200 euro per deliverare il prodotto, quindi per consegnare il prodotto, diventa complicato perché vai a break even. E questo dato qua non prende in considerazione tutti i costi di gestione, di personale, di consegna del prodotto che un'azienda ha. Quindi dovresti guardare lifetime gross profit. Quindi in questo caso, con questa equazione qui, sarebbe 300 euro è il valore lifetime value del cliente, 200 è quello che mi costa, 100 è il costo di acquisizione, quindi il lifetime gross profit a me a oggi è 100, per questo esempio. Se io ho il costo per acquisizione di cliente che è uguale al 100, vuol dire che vado a break even e non faccio soldi, ok? Il lifetime gross profit dovrebbe essere anche qui 1 a 3, ok? Perché sia 1 a 3, questo dovrebbe essere 1 a 5 di media, perché i margini su servizi, solitamente che non siano prodotti fisici, sono scalando diminuiscono e vanno dai 40 ai 60%. Quando invece hai volumi molto bassi puoi tenerli anche sugli 80-90% di margine. Quindi questa è la prima cosa da guardare per quanto riguarda la scalabilità dell'azienda e soprattutto la sostenibilità dell'azienda, ok? Lifetime gross profit contro costo per acquisizione. Se non guardi queste cose qua, purtroppo non hai uno i dati relativi alla tua azienda e non sai come sta performando realmente, perché poi magari fai tanto fatturato, e a me è già successo di fare tanto fatturato, arrivo alla fine del mese e dico ok, ma il profitto dov'è? Il profitto non ce l'hai perché ti sei mangiato i margini, perché non avevi dati. Succede, è già successo un bel po' di volte. Seconda cosa fondamentale per avere un'azienda sostenibile. Abbiamo detto il prodotto e adesso vi dico anche il perché. Allora, tu puoi fare zero pubblicità, ma se hai questo dato forte, la tua azienda cresce in maniera esponenziale ogni singolo anno. Parlo della differenza, ascolta bene, tra referenze e churn. Churn sarebbe gente che se ne va dall'azienda. Quindi facciamo un esempio, che io abbia un prodotto, se io ho un prodotto che dove chiedo 100 euro al mese, ok? Un software dove chiedo 100 euro al mese, ok?
Se ogni mese mi esce il 5% dei miei clienti, perché? Per mille motivi, perché vanno alla competizione, perché non fanno più non risolvo più quel problema lì, non hanno più quel problema lì, per mille motivi, ok, è un dato normale questo il 5%, ok, soprattutto da un punto di vista di software, più lo tieni basso meglio è ovviamente questo dato qua, però se ogni mese mi entra il 10% di referenze, io ho qua un rapporto positivo del 5%. Questo cosa vuol dire? Che la mia azienda, senza fare pubblicità, senza acquisire nuovi clienti, senza fare assolutamente niente, con le referenze, cresco del 5% mensile come se fosse un interesse composto. Quindi il primo mese è il 5%, il secondo mese è il 5% in interesse composto, a fine anno cresci del 50% quello che è dell'interesse composto, soltanto avendo questo dato a tuo favore. Tante persone cosa hanno? Zero referenze, ok? E churn del 15%. E quindi cosa devono fare? Devono acquisire nuovi clienti tramite pubblicità, spendendo soldi. E quindi il lifetime gross profit che abbiamo visto prima rispetto al costo per acquisizione potrebbe essere positivo, però poi quello che succede è che la gente esce dopo, come vi ho fatto vedere prima nel disegno. E quindi devi sempre comunque, è vero che fai profitti, ma comunque devi sempre acquisire clienti perché te ne escono sempre da retro e di conseguenza l'azienda non è sostenibile. Come far sì che ti facciano un sacco di referenze? Ovviamente il churn, quindi la gente che se ne va, è in base al prodotto. Le referenze, ci sono due motivi per cui la gente non ne riceve tante. Allora, a parte che in Italia soprattutto i business dei liberi professionisti lavorano tantissimo sulle referenze, perché? Perché si sono sempre focalizzati sulla qualità del prodotto, sulla qualità del servizio che danno, sul rispondere al cliente subito, essere disponibili, eccetera eccetera, che le referenze arrivano. È l'unico modo che utilizzano per crescere il loro business è questo, soprattutto avvocati, commercialisti, queste tipologie di professioni hanno il churn dell'1% forse. Perché? Perché un commercialista che deve cambiare, cioè un imprenditore che deve cambiare il commercialista ci pensa 100 volte prima di farlo, quindi è molto improbabile, a meno che non ci sia un disservizio importante, che questo succeda. E di conseguenza con alcune referenze riescono, anche se questa referenza qui è di positivo dell'1%, no? Per dire, hanno un ordine medio annuale su ogni cliente magari di 30.000 euro, quindi questo 1% vale una crescita di comunque un bel po' di soldi ogni anno, e crescono così, ok? Perché non fanno marketing e non acquisiscono clienti, ok? Quindi in questo caso se tu hai questo tipo di azienda e hai questa cosa qua positiva, l'unica cosa che devi fare adesso è fare marketing, quindi offerta, vendita e traffico. Perché? Perché hai un business, hai un prodotto che sta già funzionando. Quello che invece succede al 90% degli imprenditori e delle aziende digitali, comunque dove sono molto forti su far marketing, pubblicità, tutta questa parte qua, è il contrario, cioè devono raggiustare il prodotto. Allora, le referenze per due motivi non te le fanno. Il primo è che non gliele chiedi, in un certo modo. Cosa vuol dire? Che devi chiedere una referenza in modo tale da dare il valore a chi ti fa la referenza e al cliente che dovrebbe entrare come referente, ok? Quindi sia referente che a chi riceve la referenza, a entrambi. Se non dai valore a entrambi, il cliente non è incentivato a farti la referenza, e ci sono dei metodi per farlo. Seconda cosa è la qualità del prodotto, perché se il tuo prodotto ovviamente non è valido, nessuno vuole fare la referenza, perché la referenza è una cosa molto più importante per le persone rispetto ai soldi. Perché? Perché mette diciamo a repentaglio la fiducia che ha il referente con chi fa la referenza. Mi spiego meglio. Se io devo riferire qualcosa a qualcun altro, questo prodotto deve essere non buono, ma perfetto, e devo aver avuto un'esperienza incredibile con questa azienda, perché se no non faccio nessun tipo di referenza. Perché poi se l'altro cliente si trova male, le responsabilità sono mie e di conseguenza non voglio che questo accada. Per questo motivo è molto difficile ottenere tante referenze. Però se hai un prodotto molto valido, per esempio Amazon, che ha un prodotto folle, ottiene un sacco di referenze. Per esempio GoHighLevel, che è un software, ottiene, penso che il traffico che ottiene questo software sia più del 60% tramite referenze. Qui a Dubai ho aperto una nuova società, per dire, e ho fatto diverse referenze a questa agenzia che mi ha aperto la società. Perché? Perché hanno un servizio ottimo e so benissimo che chiunque porto si troverà bene. Però è difficile arrivare a quel punto lì, quindi devi migliorare il prodotto talmente tanto, ed è una cosa costante che devi fare e non devi mai fermarti nel farlo. Con feedback clienti, questionari interni, via dicendo,
per far sì che poi arrivi ad una certa qualità di prodotto dove i clienti potenzialmente vogliono farti una referenza. Se hai già un prodotto molto valido, apro e chiudo la parentesi, il 90% delle persone pensa di avere un prodotto valido, ma in realtà non è così, perché se fosse così riceveresti referenze, però se non le ricevi vuol dire che il 90% del prodotto non è valido, il 10% perché non lo comunichi. E quindi devi migliorare il prodotto principalmente. Un prodotto valido vuol dire che risolve esattamente il problema e dà molto più valore rispetto al prezzo che il cliente ha pagato. Questo vuol dire. Tante persone sono molto forti lato vendita, lato traffico, lato offerta, lato marketing in generale, e quindi non gliene frega niente del prodotto perché pensano ad acquisire sempre nuovi clienti. Il problema è che in un mercato piccolo come quello italiano non puoi essere sostenibile così. Quindi puoi fare un anno bene, 2 anni bene, massimo, ma massimo. Ok, bene vuol dire diverso, cioè superare un milione e mezzo di fatturato nel mercato italiano. Poi dipende ovviamente da che tipo di mercato sei, da che nicchia e via dicendo, però questi sono i numeri. Ultima cosa fondamentale per avere un business sostenibile le fonti di traffico. Cosa vuol dire? Io ti racconto una breve storia per farti capire questo concetto. Ho iniziato con il traffico organico io, ok? Quindi non avevo soldi e di conseguenza non potevo spendere in pubblicità. E quindi ho iniziato col traffico organico, postando video gratuiti come questo, per esempio. Le persone che erano interessate alzavano la mano, scrivevano nei commenti e di conseguenza venivano contattate e poi portate in una fase di educazione e poi vendita, ok? Così ho fatto i primi 50-60k al mese, ok? Bene. Poi dopo cosa è successo? Ho implementato il traffico a pagamento. Perché? Perché con questi soldi qui li ho reinvestiti nell'azienda e quindi ho preso gli esperti, il traffico a pagamento, e in un mese sono passato da 67.000 euro a gennaio a 209.000 euro nel giro di un mese. Qui al mese, sto parlando sempre. Quindi questo per dire che il traffico a pagamento, se non lo stai facendo, ovviamente stai perdendo un sacco di soldi. L'errore che ho fatto io è che, dato che ho avuto questi risultati col traffico a pagamento, tutta la mia attenzione era rivolta verso il traffico a pagamento e ho trascurato completamente l'organico, no? Quello che succede poi è che il traffico a pagamento per natura ha dei picchi, quindi parte molto bene, poi ritraccia, poi ti fa di nuovo un picco, poi ritraccia, poi ti fa un picco, poi ritraccia e via dicendo. Il problema qual è? È che se tu hai soltanto il traffico a pagamento come fonte di traffico, come ho fatto io, hai dei periodi morti, 1, 2, 3, che magari durano dei mesi anche. Perché? Perché Facebook deve aggiornare l'algoritmo, perché Instagram non sta funzionando come dovrebbe, perché stanno facendo dei test, perché magari non funziona più in quel momento la tua faccia all'interno della piattaforma, non ha più interazione. Perché? Perché dopo che raggiungi 30 milioni di persone, ovviamente la gente dopo che ti vede 100 volte si stufa anche, no? E quindi la longevità del business non è tanto data dal traffico a pagamento, ma è data dal traffico organico. E io, avendo smesso, mi sono trovato ad avere dei giorni, delle settimane anche, addirittura un mese intero senza nessun tipo di traffico, e quindi l'azienda si ferma. Il problema è che quando l'azienda si ferma e quando arrivi qua in basso è troppo tardi per costruire il traffico organico. Perché? Perché il traffico organico c'è bisogno di molto tempo per farlo, perché essendo organico non è artificiale come il traffico a pagamento, che più paghi e più Facebook ti fa vedere la pubblicità davanti alle persone. Qui non puoi pagare perché è organico. Okay. Se paghi diventa pagamento, ovviamente. Quindi quell'organico è in base alla qualità dei contenuti, in base a quanto costante sei, in base a quante persone ti guardano il contenuto e quanto rimangono all'interno del contenuto prima che il contenuto finisca e via dicendo. Quindi ci sono diverse cose da notare nella mia esperienza che ho avuto e che voglio portare, che non puoi avere uno o l'altro e basta. Perché col traffico organico, senza quello a pagamento, non fai così tanti soldi. E col traffico a pagamento senza organico, questi soldi non continui a farli per tanto tempo. E queste sono due fonti di traffico. Poi c'è tutto il traffico freddo, ok? Quindi come andare a prendere gente che non ti conosce e non sa cosa fai, ok? Questa cosa qui è un'altra fonte di traffico. Conosco aziende, ho lavorato con aziende che fanno più di 1 milione l'anno, ok? Solo col traffico freddo, senza pagamento organico, zero. Cioè sui social non ci sono.
non pagano, non fanno traffico a pagamento, non hai mai visto una pubblicità, niente, però fanno 1 milione. Alcune non sai neanche che esistono, perché il traffico a freddo solitamente sono conversazioni private con un potenziale cliente e quindi non sono pubbliche come l'organico, il pagamento, quindi è privata one to one, e dico come WhatsApp, come email, come messaggi, come chiamata, no? E quindi non sai neanche che esistono perché non li hai mai visti, però fanno 1 milione l'anno. Questo perché? Perché uno, hanno masterizzato una fonte di traffico, ma non sarebbero sostenibili se non avessero anche il traffico organico e il traffico a pagamento. Quindi di conseguenza, se tu hai una sola fonte di traffico, non dico per iniziare, perché per iniziare è giusto averne soltanto una, ma quando inizi a fare i primi soldi e inizi a reinvestire, devi avere in mente le fonti di traffico per avere un business sostenibile. Se voi andate a vedere le aziende più grandi che ci sono, sono ovunque, fanno pubblicità per branding, quindi senza vendere, fanno pubblicità in TV, ovviamente, hanno i cartelloni pubblicitari, hanno le mail, quindi ti mandano tutta la parte di mail, hanno tutta la parte di traffico a freddo, hanno i centralini che ti chiamano, mi sa che hai ricevuto centinaia di chiamate probabilmente da persone che vogliono venderti qualcosa, piuttosto che vedi le loro pubblicità quando sei online e scrolli il feed di Instagram, piuttosto che se vai sui loro profili hanno centinaia di migliaia di followers. Questo è la macchina del traffico che ti porta costantemente soldi. Se tu da un giorno all'altro non hai più il traffico freddo per qualsiasi motivo, o il traffico a pagamento non ti funziona più, o il traffico organico smette di andare, o non posti più per qualsiasi motivo, ok, tu hai le altre fonti che coprono e di conseguenza il tuo business non crolla da un giorno all'altro. E quindi non avrai mai questi picchi di business, che è il problema del 90% delle aziende che partono entro i primi 2-3 anni. Perché? Perché uno, hanno un prodotto che diciamo non porta tante referenze, che è normale all'inizio, e poi col miglioramento, col passare degli anni, ovviamente dei mesi, lo migliorano e di conseguenza arrivano un po' di referenze, quindi il traffico arriva in maniera abbastanza organica. Però due, il problema è da un punto di vista di traffico. Perché se non hai traffico è come mettere una benzina alla Ferrari, la tua macchina alla Ferrari, la tua azienda, no? Tu metti benzina che è il traffico e poi gliene metti un pochino e poi basta, e poi fai chilometri, no? Quando finisce la benzina devi rimettergliela, ma se non c'è un distributore vicino, perché non hai traffico, e diventa dura e di conseguenza stai fermo, no? Stessa identica cosa. Quindi, come avere un business sostenibile? Abbiamo detto referenze, qualità del prodotto, quindi costruire per il lungo periodo e non per il prodotto che poi vendi oggi e non vendi più domani, devi trovare un altro, fare un'altra ricerca prodotto, fare tutte queste robe qua, e avere diverse fonti di traffico. Se fai queste tre cose ti garantisco, per esperienza, che hai un business dove ti entrano chiamate ai venditori costantemente, soldi costantemente in automatico quasi. Devi soltanto controllare e gestire le persone, ovviamente. Spero che questo video ti sia piaciuto, soprattutto spero che tu l'abbia trovato utile per la tua azienda, se vuoi iniziare o comunque se hai già avviato un'attività. Quello che faccio io ad oggi è aiutare piccoli imprenditori o liberi professionisti a scalare la propria attività o iniziarne una per chi parte completamente da zero. Non devi avere un prodotto o servizio necessariamente tuo, puoi vendere anche quello di terzi con fornitori esterni, basta che ovviamente il prodotto o servizio sia di qualità. Se sei interessato scrivimi sui vari social o scrivimi qui sotto nei commenti che ti spiego come funziona il tutto. Ciao!